farò un po' di storia per comprendere per quale motivo oggi veramente possiamo dire di essere liberi, ma non salvi. Siamo liberi perché sono successe delle cose che hanno liberato quello che era la catena che ci era stata messa ai eoni, ma il salvataggio è qualcosa di individuale. Non posso io salvare nessuno e nessuno può salvare nessuno, anche perché nel diritto dell'ammiragliato, se io trovo una nave abbandonata, quindi salvo qualcuno, poi quella nave, quel qualcuno è mio. Quindi per quale motivo dico sempre io non accetto salvataggi, non accetto salvatori, nessun salvatore? Perché poi dovrei restituire il salvataggio con la schiavitù. Quindi salviamoci da soli. Siamo in grado, perché siamo qua, ci sono i carabinieri fuori, ci siamo mossi, ognuno dalla propria abitazione è arrivato qua, siamo tutti senza mascherina. Siamo tutti assembratissimi e quindi vuol dire che ognuno ha preso una responsabilità e questo è l'unico modo con cui ci si salva. Io prendo la mia responsabilità e di conseguenza, naturalmente, mi riprendo il mio potere, che è quello che ho fino ad oggi delegato. Lo do a qualcun altro perché per la scuola, no? Per l'amministrazione del popolo, no? Allora, vi racconto un po' come è andata nella mia esperienza e che cosa poi ho scoperto nel 2012. Allora, intanto, ciao amore, intanto, senti, c'è un... Ma perché non vai a giocare con i bambini? No. Dopo. Allora, io sono una ricercatrice, questo lo dico sempre perché in realtà non c'è un momento della mia vita dove ho deciso che c'era qualcosa che non andava e volevo cercare qualcosa che non andava. Per me era già da subito non andava. C'era qualcosa che non mi quadrava, non mi ha mai quadrato. Ho fatto una vita normale come tutti, con un casino dietro l'altro, no? Quello è normale, no? Almeno nella mia vita è normale. Dalle elementari fino a su, a che mi ricordo sempre. E questo perché? Qualcosa non mi suonava, cioè io mi sentivo proprio schiava, mi sentivo che c'era una forma di schiavitù nell'ambiente che mi circondava. E quindi è stata sempre una ricerca per capire e per sentire, perché c'è anche quest'altra parte, no? Io capisco, ma anche sento. Sono due parti di noi che si tende a separare, al maschile, dal femminile, quindi il capire, dal sentire, ma o troppo dell'uno o troppo dell'altro, ma in realtà è una programmazione questa. Lo dico subito, lo urlo, non è il femminile che deve tornare, è il maschile che deve tornare. Ci avete presente questo simbolo? Ce lo fanno dal battesimo? Le benedizioni varie eventuali, allora io direi che è tempo di farlo così. È al contrario. Perché è al contrario? Perché quello che stiamo facendo è riscrivere, anzi riprogrammare quello che è il nostro ambiente, quello che ci sta intorno, riprogrammare questa matrice. Perché è stata programmata con un'energia distorta. Io sono sempre per la responsabilità, quindi per quanto siamo stati indottrinati, programmati, la responsabilità è la nostra. Possiamo, infatti, scegliamo di dire no a un certo punto, perché se ci mettiamo lì ci sentiamo in colpa per quello che è successo, ma è colpa mia, e lì non siamo fermi, non possiamo fare niente, siamo le vittime, no? Dal salvatore passiamo alla vittima, poi diventiamo carnefici perché ci arrabbiamo, e invece fermiamoci un secondo. L'energia maschile è l'energia dell'innalzamento, quello che porta su. E questa manca. Perché? Perché quella che è stata diciamo, inviata,
come impulso a questo etere, a questo plasma che poi ti ridà il suo feedback, è questa. Quindi energia maschile, giù. Cosa succede a un'energia che di solito innalza, che viene piegata? Schiaccia. Infatti questo è il primo simbolo. Di conseguenza l'energia femminile cosa fa? Invece di espandere, si contrae. E questo è il secondo simbolo. Invece di andare nella direzione giusta, va al contrario. Ecco, quindi chi deve tornare? Tornare per prima l'energia maschile. Il femminile risponde, perché altrimenti in questo tipo di energia che c'è adesso, il femminile si arma. Lo vedete il femminile armato? Quello che ci abbiamo intorno non è il maschile, è il femminile, che è armatissimo. È super arrabbiato. Perché? Perché dov'è il maschile? E il maschile dice sì, ma dov'è il femminile? Allora, diamoci il giusto impulso. Il maschile innalza e il femminile espande. Quindi sarà così e così. Quindi a oggi quello che chiedo a ognuno di voi, per il maschile e per il femminile che c'è in ognuno, ma anche per quello che sono le incarnazioni qui, quindi gli uomini, ok? E le donne, facciamo questa cosa oggi, questo evento, innalziamolo, grazie agli uomini che faranno questo, innalziamolo. E meravigliose donne, facciamo quello che ci riesce meglio, espandiamo, portiamo la vita per questo, no? Perché siamo noi che espandiamo, ma senza maschile non funziona. Fatto una premestina, lo so, che è un po' fuori dalle regole, no? Perché adesso tutti dicono devo tornare femminile, facciamo i cerchi delle donne, mai e poi mai. Non ci partecipo ai cerchi delle donne. Perché? Perché escludono proprio l'energia più potente. È l'energia della protezione. È l'energia dell'innalzamento, quella che sostiene. E poi dopo noi donne, e guardate, io parlo per cognizione di causa, proprio per rimaniamo sole ad accudire i figli e a prenderci anche la responsabilità del maschile che non c'è. Io non mi lamento in questo, ho capito la motivazione, ok, e faccio altro, perché se sono in responsabilità faccio altro, lo posso fare. Questo. Se invece do la colpa a qualcun altro non è mai possibile fare niente, si cambia, perché se l'altro non cambia non posso cambiare io. No. E sto parlando, ripeto, a anime che se sono qui vuol dire che hanno deciso di prendersela questa responsabilità già solo per il fatto che siamo qua, no? Allora, come ho trovato questa documentazione? Allora, intanto dicevo, sono sempre stata una ricercatrice e ho incontrato un sacco di gente che mi ha indirizzato, no, nelle mie ricerche. Ovviamente quando sei, è come quando vai su Google e fai una ricerca una volta una tanto, non ti viene due, tre risposte. Se invece sei in una ricerca, le risposte ti arrivano subito, perché l'algoritmo funziona sempre. Ma quando io dico telefono, mi cita il mio telefono è sotto controllo, è chiaro che il mio telefono è sotto controllo. Addirittura partono le telefonate da telefoni, triangolazioni stranissime, ma proprio perché è sotto controllo, come quello di più bassi, busta e bassi, io lo uso per quello che mi serve. Sto andando da lì a lì, non voglio essere fermato, non avete il consenso di fermarmi. Ci avete mai provato? Sì. Strano, no? No, non è strano. Siamo momento magici. E non so i documenti. Di acuti. Siamo noi che rendiamo magici i documenti. Questa è una cosa che proprio me la direi tutte le mattine allo specchio. Perché un'altra delle programmazioni che ci sono state fatte è non valiamo niente, non ci vediamo niente. Sì, ciao.
quindi ero nel 2012 già in, stavo seguendo Cash, non so se lo conoscete, io lo chiamo zio Cash perché non anche lui c'è una tecnologia che presto sarà a disposizione, e seguivo le vicissitudini del Sud America, poi l'ho già detto tante volte, del Sud America con il default delle banche argentine. Quindi quando... lui già... ce la sto mettendo tutto per mandarlo direttamente come deve andare, però... quindi le banche argentine hanno avuto il loro default per una serie di titoli tossici, così si chiamano. Perché? Perché quando qualche banca, siccome il circuito bancario è un cerchio, e infatti si chiama circuito, no? È un cerchio, questi titoli che sono tossici perché? Perché sono negativi, sono dei titoli meno, e per le banche un titolo meno è debito. E di solito siamo abituati noi a avere debito, loro no, loro sono i crediti perché? Perché noi andiamo in banca, chiediamo un prestito, gli restituiamo il prestito e in più gli diamo degli interessi. Poi ve lo dico subito da dove viene il prestito. Quando io vado in banca a chiedere un prestito, e quindi vado anche con una certa energia della, per favore, no? Un po' di sottomissione, perché se non me lo danno magari a me serve veramente, se no ci vado in banca a prendere un prestito, no? Quindi vorrei, ecco già un verbo, vorrei, vuol dire che qualcuno me lo deve dare, vuol dire che non ce l'ho, quindi vado con l'energia della mancanza. Mi metto di qua. Un po' più di qua, c'è quella luce lì che ti sfoca la testa. Va bene, sì. Qua. No, proprio devo venire qua. Eia. Eia. Mi hanno spiegato anche la differenza tra eia e ai. Eia io. Aio. Aio e eia, sì. Mo però ho perso il filo, vedi. Sarà che perdo. Le banche, le banche. Sono le banche. Quindi arrivo, stavo parlando del disporre e del volere, no? Quindi quando io dico voglio vuol dire che io non ce l'ho, quando invece dispongo ce l'ho già e decido che quello in quel momento manifesto. Vorrei un prestito, perché ne serve? Cosa mi pare? Quanti soldi c'ha in banca? Quante proprietà c'ha? Che mi dà di garanzia? C'ha la mamma pensionata? E il papà pensionato? E il quinto della pensione? Cioè, per un prestito di 5.000, 10.000 euro ci vogliono almeno la garanzia annuale di 20.000, 30.000 se bastano. Figuriamoci se devo prendere un prestito per una casa, immediatamente l'ipoteca. Oltre a avere il lavoro lui, il lavoro lei, il lavoro... nonno, la zia, il cugino, il babbo, lo firme, la fideiussione, perché giustamente io mi devo tutelare come banca, no? Ecco, in quel momento preciso che noi firmiamo la famosa richiesta di prestito o di mutuo, quello che è, la nostra richiesta passa direttamente alla direzione generale, perché non è il direttore della banca che decide, ma proprio no, mai. Ah, vi ricordate quando andate in banca dovete avere tutto pulito? Poi dipende da Basilea, come sono le... sta Basilea, no? Perché Basilea? Qui qualcuno lo sa che poi lo diciamo perché Basilea. Il nostro foglietto viene girato, ci viene messo un timbro con scritto for value, per valore, e viene inviato alla BCE per la stampa. Ma perché c'è scritto per valore? Se ci mettono un timbro per valore, vuol dire che già la mia firma lì è il valore. Perché altrimenti il valore sarebbe la casa, sarebbe già il mutuo, l'immobile. E invece no, è la mia firma per valore. Perché la stampa di quei
soldi avviene grazie alla firma che io ho messo sotto e la stampa viene dal bond. Cos'è sto bond? Il bond è un titolo, è un'azione di una corporazione. Io ho un'azienda per azioni, una società per azioni, e emetto un'azione, quell'azione ha un valore. Ecco, il valore nominale di quell'azione è il bond. Ma chi ce l'ha fatto sto bond? E qui entriamo nei meandri della SEC, dove io mi sono trovata. La stampa di quei soldi è dal vostro valore, dal nostro valore, e quei soldi poi, che sono già nostri, noi li restituiamo con gli interessi. Già qui la frode si vede? Oh, la mappeggia! Pensate che in realtà la stampa di quei soldi non è comprensiva degli interessi. Io e un'altra anima qui con me andiamo tutti e due in banca, tutti e due facciamo questa trafila, tutti e due veniamo finanziati di quello che chiediamo, 10.000 e 10.000, loro stampano 20.000 euro, 10.000 per me e 10.000 per lui, ma a me me ne chiedono 25.000, a lui gliene chiedono 25.000, significa che già quel momento preciso uno di me due è fallito, uno di noi non potrà pagare il prestito perché ci sono 10.000 euro di interessi che non sono stati stampati. Io lavorerò al doppio per pagare perché non arrivo, e lui non avrà lavoro perché se io lavoro per due lui non avrà lavoro. E ecco come funziona la storia: uno di noi due perderà il bene che si è fatto finanziare. E questo adesso è proprio palese. Cioè una corporazione di diritto privato come la Repubblica Italiana che mi è arrivato qualche aiuto, no, forse 600 euro delle partite IVA a marzo dell'anno scorso, forse, ma c'è un aiuto? No, i prestiti continuano ad andare avanti, forse c'è qualche aiuto per mangiare. Tutto a posto? Tutto a posto. La mascherina. Questo ci credo, che è proprio vero, sicuramente. Va bene, dai. Ma è partita così, vuol dire che già abbiamo eliminato una parte che durante la giornata ci lasciano in pace, ma mi pare poco. Mi ha tolto il problema. Grazie. Scusate, è bellissima questa cosa, meravigliosa. Quindi adesso cosa stanno cercando di fare? Più la gente fallisce, più la gente non ha economia per andare avanti, più in questo momento andranno a toccare le attività commerciali, ma immobili. Chi ha una casa di proprietà in questo momento è sotto l'occhio del Grande Fratello, perché è la mazzata. Perché? Perché hanno bisogno di così tanto di racimolare, eppure basta che fanno un click e appaiono milioni di milioni, non vi sembra? Perché l'idea anche qui è che loro, io dico loro solo per capirci, perché è il nostro giudino, non vi togliete la responsabilità, questo è il nostro giudino, l'abbiamo creato noi e siamo stati bravissimi, siamo veramente delle anime creatrici, quindi dico loro solo esclusivamente per comprendere. Ma loro
ripeto, li abbiamo manifestati noi. Quindi, che succede in questo momento storico? Succede che quelle economie che avevano prima non ce le hanno più, perché dal 1971, Bretton Woods, che segue un po' questa parte della narrativa, perché è tutta narrativa, sa che dal 1971 non c'è più l'oro dietro alla moneta. Quindi l'idea che c'è stata inculcata è che dietro la moneta ci sia solo un click. E quindi loro creano moneta da nulla. Vi sembra possibile? Ragioniamola un attimo. Se creassero moneta da nulla, perché sarebbero ogni tanto in default? Il Monte dei Paschi di Siena ogni tanto borobò, è perché c'è i titoli tossici. Amore mio. Grazie. Intanto le cose. Quando ti sei giorno questo, in fondo qua, quando viene questo, il microfono più o meno. Sono fortunatissima, c'è uno più bello da fare. Se creassero moneta da nulla, non entrerebbero mai in default. Dov'è il problema? Quei titoli tossici negativi li comprerebbero da un momento all'altro, click. E perché non lo fanno? Perché in realtà dietro l'emissione della moneta ci sono i nostri certificati di nascita, quelli che vengono affiancati subito appena nasciamo a un bond. Vi ricordate prima, no? Il bond, che cos'è? È il valore di un titolo. Quindi se il nostro certificato di nascita è un bond o ha un bond attaccato, vuol dire che è un titolo. Un titolo, lo sapete cos'è? È un bene immobile. In che senso, scusa? Sono un bene immobile? Beh già, per la corporazione noi siamo un bene immobile, non animali, gli animali sono vivi e noi no. La gente dice, sì, vabbè, perché non mi vedi questo film, ma no, io ti vedo, il problema è che mi fai vedere la carta d'identità? Sì, vedi, se scade, quindi, magari dopo, e lì comincia il discorso che ora piano piano arriviamo a fare. Quindi il problema oggi, per le banche specialmente, è che quei titoli di cui poi vediamo bene cosa e dove vengono, quei titoli non ce li hanno più. Dal 2013, esattamente dal 18 marzo 2013, non ce li hanno più e non possono più emettere moneta. Basta guardare che cosa è successo dal 2013 in poi e vedrete che la Deutsche Bank è fallita, la banca inglese è fallita, vabbè, le banche italiane, specialmente Monte dei Paschi, io dico le due, le tre, ma le due, le tre perché? Perché vi ricordo che Monte dei Paschi di Siena è la banca più antica del mondo. Sono andate in Italia le banche, Ci abbiamo un bel idea che, scusate, lo so, la Sardegna è la Sardegna, l'Italia è l'Italia, però permettetemi di sentirmi a casa, quindi le terre italiche, va bene? Le terre italiche, che sono tutte, anche la Sicilia è una terra italica. E guardate bene, due delle terre più potenti, la Sardegna e la Sicilia, sono due. Mi sembrano vedere. Anche qua, se non mi sbaglio, il Sassarese con il Cagliaritano, mi sembrano vedere. Ah, dovevate vedere ieri, che meraviglia, i Cagliaritani che si abbracciavano con i Sassarese. Lì era la potenza, che bello. È stato un atto di pace ieri, Ieri è stato un vero atto di pace. E questo perché? Perché così dividi e impera. Io mi metto lì a fare la sassaiola col paesino vicino, nel mio paese funziona così, 6 km si fanno le sassaiole,
si facevano per fortuna, e loro sempre quelli che abbiamo creato noi, prolificano, avanzano, che bello, wow, litigate, non guardate, non puntate l'attenzione dove va puntata, litigate, è ora di fare la pace, dal divide e impera al coopera e impara, perché sicuramente io ho da imparare da te, e da tutti, impara da tuoi figli, e non si arriva mai a sapere tutto, finché non è un sapere innato, finché ci vado con la testa, è tutto a posto, ci avrò da studiare libri, biblioteche, e non sarà mai finita, se ci vado qui, io volendo so già tutto, quattro cose servono, poi la storia, la geografia, l'ho nominata, le righe, come cioè, chi mi sente lo sa benissimo, io le righe non l'ho mai viste, tra la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, no, né tantomeno le vedo tra Lazio e la Toscana, abitando lì, non ho mai viste le righe, questo è il divide libera, e noi stiamo andando oltre questa cosa, e guardate che le cose le cambiamo, solo perché stiamo andando oltre questo. Io vi farò un discorso, no? Ditemi, a proposito, se avete qualche domanda vi prego, alzate la mano tranquillamente, cioè, non mi piacciono i monologhi, anche se in questo momento storico mi sono costretta in qualche modo a farli, però rendiamo un dialogo, quindi se avete qualsiasi informazione o domanda, vedi, lo sapevo io. Vai! Sì. Allora, è molto facile vedere dove finiscono i titoli tossici, basta guardare la banca che è in default in quel momento, ce l'ha lei, perché adesso al treno, non so se la conoscete, no? Il bicchiere che passa sul tavolo, e quando ti tocca, è finita la canzone, ti tocca, ce l'hai te, e se li passano perché? Perché siccome sono un circuito, se cade una, cadono tutte, è un domino. Immediatamente lo Stato cosa fa? Interviene a sovvenzionare le banche. Ma guarda, non sovvenziona la spina dorsale del paese, che è la piccola e media impresa, gli artigiani, e sovvenziona la banca che dice: ma scusa, ma stampateli, no? Te ne sei stampati fino adesso? No, non se li possono stampare. Perché non è vero che ci deve essere l'oro, perché c'è già un altro titolo a garanzia dell'emissione della moneta, che è il proprio certificato di nascita, quindi dicevo, siccome a me è sempre piaciuto seguire le motivazioni delle cose, ecco che ho incontrato anime che mi hanno indirizzato e mi hanno sempre, e la maggior parte mi ha detto: segui i soldi e trovi il motivo delle cose. Quindi ecco perché ero dentro la SEC americana, perché le banche sono iscritte dentro la SEC, e quindi io cercavo le banche argentine, non mi era manco venuto in mente lontanamente di andare a cercare Italia e il popolo. No, sinceramente no, perché cioè, per quanto io ho sempre visto il sistema come schiavistico, perché era palese, era chiaro, ma pensare che l'Italia, la Repubblica Italiana, fosse un'azienda di diritto privato, no, non c'ero arrivata. Fino a che invece non ho trovato, ho iniziato a trovare i primi documenti dei Quanti for Public Trust 1776, e il primo documento che mi è capitato in mano era: noi usiamo il Military Order, che è un documento che finisce con 0,74 finale. Invece quello che mi è capitato in mano era 0,47 finale. E era la riconciliazione con il primo creatore. Allora, io le bolle papali le conoscevo, cioè lo sapevo, le bolle papali, no? Che erano che il diritto canonico era positivo sul diritto positivo italiano, perché i notai sono iscritti in Vaticano. Si vede che sono a casta, vero? Non potrei mai essere un notaio, se non per passaggio di consegne. O se è un figlio, o se è un nipote, sempre di famiglia, che è una casta,
le legislazioni penali italiane vengono dal Vaticano, decidono anche le pene. Cioè, diciamocelo, i patti lateranensi sono una presa in giro, ma proprio una presa in giro, anche perché il Vaticano arriva fino alla porta di San Pietro, poi la piazza è del comune di Roma. Ma la gente sta tutta nel comune di Roma e guarda il Papa, esatto. E lì pure ci sarebbe da dire perché? Perché il comune, la piazza del comune di Roma è del comune di Roma perché la piazza è il mare. Siccome è il mare? È il mare. E la terraferma è il Vaticano. Vedete, lui non scende mai le scale. Pure l'anno scorso a marzo, quando ha fatto aprile, quando era marzo, 27 marzo, ha fatto Urbi e Orbi, e ha benedetto la piazza vuota. Sì. Lui non è mai sceso dalle scale per andare nella piazza, non scende. Se scende in tre macchina, sempre terraferma. Perché grazie a un certo Bonifacio VIII, che Dante ha messo nell'inferno vivo, grazie a lui iniziano una serie di azioni, di atti che riducono gli uomini in schiavitù. Non diciamo che prima non esisteva questa cosa, cioè esisteva in altri mille modi, perché in un certo senso siamo sempre stati, lo dico perché oggi so che non lo siamo più, e quindi non è è più siamo sempre stati schiavi, calcolati come bestie, nel migliore dei casi, se no titoli immobili, case, morti. Grazie a quello che facciamo, questo è iniziato, il fatto di essere dichiarati morti. Prima eravamo liberti per i romani, che eravamo quelli che eravamo stati liberati dalla schiavitù, e passavamo al patrono. Dove andiamo quando dobbiamo fare l'Isere? Sarà cambiato niente, vero? No, non è cambiato niente. È cambiato qualcosa invece nel 2012, è quello di cui stiamo parlando. E vi ricordo che c'eravate anche voi. Lo dico, ve lo ricordo, la differenza c'era. Nel tempo, era lì, già c'era, vero? Certo, siamo sempre. E... Vabbè, super, è stranissimo questo, io non perdo mai la parola, mai. Cioè, vuol dire che c'è un'energia talmente potente che mi... bella sta cosa, Nicoletta, bellissima, finalmente, dai, buoni facciata. Vuol dire che viene su un sacco di roba? E com'è che l'ha trovato? Non c'è posso aiutare io? Sì. Allora, io volevo fare un appunto sul discorso di qualità. Allora, il Vaticano, io all'età di 24 anni, cioè quindi 30 anni fa, ho scoperto che produce aziende, imprese di tutti i settori. Lo York è un fondo dove girano i soldi sporchi, o chiamiamolo come vogliamo. Quindi il Vaticano c'è di tutto e di più lì dentro. Vi faccio un esempio. Mio padre, nella lontano anni 1970, costruì la strada Roma-Olbia, doveva incassare 7 miliardi di lire, sono passati 20 anni. Beh, sono stato al ministero, dal generale, dal papa, da tutti volevano soldi perché mio padre incassasse quei soldi. E qualcuno è stato anche arrestato, per dire, per capire chi è lo York, la Vaticana. Volevano soldi per avere soldi, per avere il tuo. Ti risulta strano? No, scusa, funziona sempre così, cioè, anzi, i soldi per dare, pure per dare i soldi, se vogliono i soldi, devo andare alla posta a pagare il bollettino, eppure i soldi per il bollettino devo pagare, ma che è? Bellissimo sta cosa. Grazie. Ora, credetemi che è
tanta roba per me. Il fatto che io mi perdo vuol dire che proprio l'energia a questo punto della mente non c'è. E quindi o mollo e vado o è un casino. Allora molliamo e lasciamo che l'energia passa e andiamo avanti così. Prego. No, è timida. No, grazie. Grazie, se la battuta è perfetta, perché è effettivamente così. È difficilissimo per me perdere il filo del discorso, cioè posso anche cambiare certi discorsi, ma poi riarrivo. Invece no, c'è proprio un punto, sparisce. E vuol dire che quello che passa è tanta, tanta, tanta roba, ma siete tanti, ma siete pure potenti, diciamo. Poi la terra, qui. Hai fatto una meraviglia, grazie. Ringraziare Anna, che è l'artista. Grazie Anna. Grazie Anna. Grazie. Ma tu non c'entri niente, ma dai, l'energia maschile. E allora, vedi? Non ha capito che lui è innalzato, poi le donne hanno creato quello che è. E lì il punto inizia. Quindi dicevamo, parlavamo delle banche. Se qualcuno si ricorda di cosa parlavamo, non mi hanno fatto che non mette piede nella bravissima. Non scende mai, perché nel diritto dell'ammiragliato il Vaticano è terraferma, mentre il comune di Roma, che è sotto il diritto dell'ammiragliato, è mare. E questo grazie a Bonifacio VIII, che ha applicato, grazie alle bolle papali, la sua, quella di Sisto e quella di Nicolò, ha applicato il diritto dell'ammiragliato sulla terraferma. Perché in realtà quelle tre bolle che cosa miravano? Miravano a fare questo, a portare il diritto delle merci, che viene dalla Bibbia, viene dal diritto dell'ammiragliato e ora si chiama UCC, Uniform Commercial Code, il codice del commercio uniforme, quindi quello che è valido e applicato su tutta la terraferma e su tutti i mari. Questo in realtà, se ci pensate bene, non poteva esistere. Perché non c'è qui, c'è il mare? No, è allora come lo applichi? Ecco, lo applico facendo così. Bonifacio VIII dichiara nella Una Santa Ecclesia che è il proprietario di tutta la terra, perché è Dio in terra, è proprietario di tutte le cose che sono sulla terra, perché sono sulla terra e sono sue, e quindi sancisce la fine della proprietà e quindi la rende proprietà privata, quindi vuol dire che è privata, che non c'è, se è privata vuol dire che ce l'hanno tolta già, e questo istituisce poi una serie di registri che oggi noi abbiamo di fronte, che sono il PRA, il pubblico registrato automobilistico per le macchine. Lo potete vendere la macchina senza aver fatto il passaggio al PRA? Di chi è la macchina? Il PRA. E il catasto. Potete vendere un immobile senza aver fatto la registrazione, il notaio, le cose? Anche quello, perché è il catasto proprietario di tutte. Fatto sta che se voi non aggiornate il catasto, a voi risulta vostra, dovete aggiornarlo il catasto. Se fate una scrittura privata, vi vendete un pezzo di terra, date pure dal notaio, se non viene aggiornato il catasto, lì risulta ancora la proprietà vecchia. E se andate a prendere l'immobile, vi trovate incasinati. Che è lì che funziona. E per ultimo dice, gli uomini sono tutti morti nel diluvio universale. È lì che siamo morti. Secondo loro noi siamo morti durante il diluvio universale. Lui ha iniziato un trust, che è un atto fiduciario. Non ho una. Datemi un triangolo. Ve lo faccio io il triangolo. Questo è l'istituto del trust. Pensate che ogni vertice di questo triangolo è una figura giuridica, perché il trust è un atto giuridico. Vi dico dove nasce durante
le crociate, perché? Perché i proprietari terrieri partivano e non sapevano se tornavano oppure no. Quindi quando io ho una terra e non so se tornando poi la ritrovo mia, perché c'era anche questo, magari morivo e i miei figli avrebbero usufruito delle mie terre, e se poi tornavo e magari qualcuno aveva usurpato il mio posto, il mio ruolo, cosa facciamo? Ecco, lì nasce l'istituto del trust, dove io, che ho la proprietà delle cose, ti espongo di mettere queste cose al sicuro in un contenitore, in una scatola, che si chiama appunto trust, che vuol dire fiducia. Ecco, immaginate che Bonifacio VIII era in quel momento il disponente del trust, quindi metteva dentro questo fiducia, dentro questa scatola, la terra, tutte le cose sulla terra, eppure tutti i luoghi morti. Qualcuno gli ha dato il permesso? Beh, provate a dire a Bonifacio VIII al tempo, ma anche no. Cioè, minimo, facevamo la fine, ci faceva la fine di Giordano Bruno, per esempio, i Templari, per esempio. Non si può dire silenzio. Ecco, silenzio ha senso. Non si risponde, e per questo che io dico sempre, rispondete sempre. No, grazie. A qualsiasi cosa. Anche carabinieri di fuori. No, grazie. Ma anche no. Lui è il disponente di tutte le cose sulla terra e le mette dentro questa scatola. La seconda figura è l'amministratore, quindi io torno ad essere il proprietario terriero. Io faccio per esempio quella di Robin Hood, la conoscete tutti la storia, no? Quindi re Guardileone parte, va nelle crociate, dispone di tutto il regno e lo mette in trust, in una fiducia. Lo lascia ad amministrare a chi? A Giovanni, no? Fratello. Ecco, lui in quel momento è l'amministratore. Per il trust sull'uomo, gli amministratori sono gli infanti di Spagna, perché in quel periodo storico stavano partendo alla conquista della Merida. E quindi tutto quello che scoprivano nuovo sarebbe entrato immediatamente nel trust, senza fare nient'altro. Ah, apro e chiudo parentesi, io parlo della narrativa che ci hanno raccontato, poi se vogliamo approfondire Colombo, cioè tutta la storia da riscrivere, dalla prima all'ultima, questa è la narrativa e quindi la seguiamo, perché questo è il filo che hanno seguito. L'ultima figura è il beneficiario. Per re Guardileone la beneficiaria è Lady Maria, la nipote, che quindi avrebbe ereditato, nel caso lui non fosse tornato, tutte le sue terre. E infatti Giovanni che cerca di fargli sposarsela. Perché? Perché così gli spetta di diritto il trono. Altrimenti lui rimarrebbe amministratore. Non potrebbe mai usurpare il titolo del fratello. Poi lui torna a capo di fuori. Mentre qui, anche qui torniamo, il beneficiario di quel trust di Bonifacio VIII sono i nobili. Si vede, no? Sì. Ma chi sta questo? Ma perché pazienza? Era una delle cose che a me proprio non mi sono. Ma che vuol dire nobile? Discende dalla famiglia, ma perché sa questo? No, è blu. È blu. È molto. Sì. Buon'anima. Contriti, tutti gli stessi, lui, ma lei? Caso. Lei secondo me è infinita, è infinita, anzi è proprio così, torna e poi va via, torna e poi va via. Sta camicetta. Scherziamo. Però è vero, i nobili sono i beneficiari del trust di Bonifacio VIII e qui si capisce storicamente per quale motivo le guerre tra papato e impero. Cioè io sono il papa e sono il Vaticano. A tempo non stavo proprio al Vaticano, però io sto nel regno, diciamo, spirituale. Tu sei l'imperatore, stai nel regno materiale, che ci abbiamo da discutere. E ci abbiamo da discutere che ogni re
doveva rendere conto al Papa, perché le terre non erano mai state sue. E quindi di conseguenza pagavano la, diciamo, la decima, diciamo così, la tangente, si chiama anche tangente. Quindi questo trust mette all'interno di questa scatola tutti gli uomini, dichiarandoli morti. Ma se ti dichiaro morto, che cosa ci metto veramente dentro il trust? Che rimane? Rimane l'anima. In realtà poi, grazie a tutto quello che è l'Ecclesia, l'anima è stata capita. Lo ricordate il singolo che ho fatto all'inizio? Lo faccio di cuore, non lo voglio manco fare per voi. Chiudi, chiudi, no? Chiudi, chiudi e chiudi. Questo è il battesimo, giusto? Ah, perché il primo titolo, bond, economicamente parlando, è il battesimo. Quindi noi non abbiamo il titolo solo sull'atto di nascita, ce l'abbiamo per prima cosa sul battesimo. Questo, almeno fino al 1900, prima del 1933, il titolo era proprio quello. Poi dal 1933 in poi le cose cambiano. Perché? Perché ci dichiarano dispersi in mare e morti subito? Perché se sei morto subito, il bond non te lo posso emettere. Perché il bond è la Repubblica Italiana, alias Italy Republic of, dal, dentro la SEC americana, la Security Exchange Commission, dal 1934, grazie ai dicasteri delle corporazioni, questa è storia, c'era Mussolini? Sì. C'era Mussolini. Ma c'era anche lui? Vittorio Emanuele III. Insieme. Vittorio Emanuele III. Insieme. Vengono costretti ad entrare dentro questa camera di commercio americana, la Security Exchange Commission, che proprio non è una camera di commercio. All'interno di questa entità ci sono tre parti importantissime. C'è una legislazione che è l'UCC, il codice dell'ammiragliato, bolle papali. C'è un pubblico registro dove io posso depositare, quindi c'è un deposito, un'iscrizione da parte però di chi? Di solo entità corporative, perché è una camera, è la Consob italiana. E poi c'è il tribunale per le dispute interne. È tutto lì, dentro questo. E gli stati vengono fatti iscrivere o vengono iscritti dentro questa Camera di Commercio americana, dopo aver fatto un atto, aver dato l'oro alla patria. E tutti gli stati consegnano l'oro a un'entità, a un trust, in un trust lo mettono proprio dentro, che si chiama Swiss Indo o Socar. Swiss perché a base, sede il trust a Basilea, è tornata a Basilea, e il cavò con l'oro in realtà in Indonesia. Sì, non ve lo dico, ma tanti terremoti lì non sono proprio naturali, tanti. Perché? Perché lo stanno cercando. L'Indonesia è una storia molto, per chi ha piacere di approfondire le cose, andatevi a vedere la storia dei reali indonesiani, lì capite perché l'Indonesia. Perché l'Indonesia? Mentre la base del trust è a Basilea. Con questo trust in realtà si istituisce la Bank for International Settlement, la banca per i regolamenti internazionali, che è chiaramente, essendo proprietario in quel momento, disponente anzi amministratore di quel trust, di quell'oro, diventa quella che regola tutto il sistema bancario, interbancario mondiale. A oggi, dal 33, è ancora così, non è cambiato niente. È cambiato che nasce quella che oggi si chiama Italy Republic of, che in realtà non era Italy Republic of subito, ma che cambia nome nel 2002.
dopo la caduta di Le Torri Gemelle, proprio settembre 2001, e cambia a gennaio, finito l'anno economico, diventa un altro, cambia nome, chissà perché, poi magari lo spiegavo perché. Oh, buono, grazie, dopo. Grazie. Tutti e 194 paesi che si iscrivono in quel momento dentro la SEC americana fanno quello di cui sto parlando adesso, e parlerò solo dell'Italia perché ci interessa direttamente, ma tutti e 194 paesi facevano questo con quello che io chiamo conclusione. Perché? Perché se anche la mia legge mi dice che una cosa non si può fare e noi siamo qua 150 e decidiamo tutti insieme che si può fare e stiamo tutti zitti e nessuno denuncia nessuno, si può dire che siamo collusi? Sì. Sì. La legge disattesa da quelle corporazioni era proprio la riduzione di schiavitù dell'uomo. Beh, ma loro non, in realtà, se ci andiamo a guardare, mica ce l'avevano con l'uomo, ce l'avevano con le persone fisiche, e le persone fisiche mica sono uomini, sono fatti mai esistiti, normalmente accettati. Vi risulta di essere fatto mai esistito? Ci risulta di essere vivi. Allora chi è fatto mai esistito? La persona fisica, quella a cui si rivolgono, guardate un po', i DPCM. Accettano tutte le persone fisiche, no? Ma anche no. La persona, quale persona fisica? Quale fatto mai esistito normalmente accettato? Ecco, loro dal 1933 hanno cominciato a fare questo. Per diritto naturale, per legge naturale, ognuno di noi, ogni nascituro qui, ogni nato qui, su questo pianeta, perché le righe non ci sono, sul pianeta le righe non ci sono. Ognuno di noi ha per diritto di nascita, per principio naturale, accesso a tutte le risorse. Non posso venire per spostarmi da qui a lì, ma veramente? La divide libera, giusto? Quindi sono nati gli stati, sono nate le giurisprudenze, ma noi veniamo prima delle giurisprudenze. L'uomo ha inventato lo Stato. L'uomo scrive la legge, se no la legge è innata, non c'è mica bisogno di scriverla. Viene fuori da sola. Non rubare, non fare del male. Che c'è bisogno che lo scriviamo? Basta che ci guardiamo, perché ti devo fare del male? Ma quando però questo? In prima dove c'è l'unità, dove tutti abbiamo lo stesso identico potere e possibilità, dove non ho paura del mio vicino, perché c'è la cultura della mancanza, perché non sono nel meccanismo inconscio di devo pagare il debito, perché se no lo paga lui e io muoio. Si chiama competizione, e la insegnano ai bambini a scuola. Tu sei più bravo, hai preso 8, io sono bravo, lui c'ha bisogno dell'assistente, ma lui c'ha bisogno di esprimere se stesso come vuole in quel momento, perché tutti dobbiamo imparare a scrivere a 6 anni? Ma chi l'ha detto questa cosa? Ognuno imparerà a scrivere come si sente, quando si sente. Mia figlia a 3 anni e mezzo scriveva, gli dicevo no scusa devi scrivere a 6 anni, non è il contrario pure? Cioè lui a quasi 6 anni non gli piace scrivere, non gli piaceva manco disegnare, appena non gli piace, gli piacerà un altro momento, si incuriosirà, non si incuriosirà, che ne so. Ecco, gli uomini sono pre-giuridici e pre-statali, e quindi uno non hanno debiti, ce l'ha, come vanno a avere debiti? Sono valori, siamo noi il valore qua? Il valore è tutto, eh? Valore perché siamo la vita, e anche un po' incoscienza,
A volte in staccato coscienza, a volte in coscienza tutto attaccato. Dipende. Ma sempre valore siamo. Come è il valore anche questo? È intrinseco questo di valore. Lo sapete perché? Perché qualcuno l'ha fatto. L'ha fatto qualcuno. Allora è l'uomo che crea. È l'uomo che pensa, è l'uomo che crea. Quindi pregiudizio e prestatale non si può schiavizzare. Come fai a schiavizzare il creatore? Ecco perché, visto che noi abbiamo come natura vuole una quota parte, diciamo che non si può dire sentire questa cosa, ve lo dico. Cioè se vogliamo andare veramente in profondità questa cosa non si può sentire. Una quota parte. Noi siamo in unanimità, non c'è più tuo solo, c'è la cooperazione coordinata, c'è l'uso, che tanto ce l'abbiamo già l'uso pensando di avere la proprietà. Noi abbiamo già solo il titolo d'uso delle cose e la paghiamo, lo paghiamo come se fosse proprietà, che abbiamo visto già che non esiste. L'ha detto anche Papa ultimamente, Ha detto, ma proprio la proprietà privata non è proprio così importante. Ha detto alla romana, dacci il tuo, non è importante. Te la sei presa tutta te e cioè credo che non è importante. Cioè, uguale i soldi, lo sai che sono del diavolo, dateli a me. Anche no. I soldi sono valore monetizzato. E quindi sono d'uso. E consumo per che cosa? Perché ancora non abbiamo imparato che scambiare non vuol dire io ti do una cosa che vale 10 e tu mi dai una cosa che vale 20 o che vale 10, perché se mi dai una che vale 20 mi devi dare 10 di moneta. Scambio di valore universale, quello che succede nel nostro corpo ogni giorno tra le nostre cellule è gratuito. Non è che la cellula la vena o l'arteria quando arriva la cellula e dice quanto mi dai per portare via tutta la rete carbonica? Niente, prendete, ciao, grazie, te la porto via io. Ecco, un po' dobbiamo ricominciare a comprendere che è molto semplice, basta che smettiamo di guardare fuori e cominciamo a guardarci un po' più dentro, a vedere come funzioniamo naturalmente. Quant'è la mia quota parte sul pianeta? Spiegato il fatto che non si fosse in tipo da parte, per una corporazione è una quota parte, per una corporazione che addirittura ha messo una riga e ha detto questa è la terra che si chiama Italia, quanti abitanti c'ha l'Italia? 60 milioni, ok, un 60 milionesimo appartiene per principio naturale a ogni nuovo arrivato. Perché? Perché sì, perché è un principio. E il principio non è il diritto, è il principio. E quanto vale un 60 miliardesimo? Questo è tutto il ragionamento che fa la corporazione, guardate bene, eh? Perché se lo dovessi fare io, direi illimitato. Direi senza limiti, che vuoi? Mi vuoi dire quanto vale la terra? O mi vuoi dire quanto vale un uomo o la vita? Non esiste. La corporazione dice non c'è così. C'è un 60 milionesimo miliardesimo. Il territorio italiano vale più o meno 2 milioni e mezzo di euro. È arrivato un bambino grazie alle bolle papali avviene un gioco. Direi macabro. Non passatemelo. Macabro. Io sono la Italy Republic of, emetto titoli, sono un'azienda, mi sono iscritta alla Camera di Commercio Americana dal 1934 e ho bisogno di essere, per frode mi prendo tutto quello che si chiama Italia, ma per diritto non me lo posso prendere, se non è l'uomo che me lo dà. Già. Sapete che gli serve? Il consenso. Gli serve il consenso di ognuno di noi.
Trust. E nel 1946 dov'è? Si chiama Repubblica Italiana. E non fatevi ingannare da chi dice, ma l'Italia Repubblica parla di titoli, l'Italia è la Repubblica Italiana? No! E allora scusate, perché la Repubblica Italiana mette il bilancio dentro la sette? Ma allora perché la Repubblica Italiana, grazie ai suoi uffici d'anagrafe, permette che venga attaccato il certificato di nascita un bond e un collatera? Allora perché la procura della Repubblica mi dichiara morto in mare a 10 anni? A me sembra collusione anche questa, eh? E se è collusione vuol dire che sono tutto a pappa e ciccia, ciccia e pappa. Grazie alla vita di Repubblico si crea la Repubblica Italiana. Ah, gli italiani l'hanno anche accettata, hanno fatto anche un referendum per farla. È nella corsa, non so, la corsa è là sulla sede. Quella là vicino alla porta, guarda. Lì, quella borsa che è la mia, guarda, te lo dice. Prego. Delle persone che vengono qui o soltanto quelli che hanno il certificato. Mi metto tutti. In India, tutti. Allora, sai come hanno fatto per fare in modo che la gente venisse registrata prima delle corporazioni? Avete presente la foto dell'America quando adesso è usata quella foto per ti cerco, I want you, col cappello, zio Sam? Quella in realtà non è nata per quel motivo lì, è stata poi usata per quel motivo per reperire, no, i militari durante le innumerevoli battaglie americane, no? Ma nasce dicendo questo. Registriamo le merci, registriamo le auto, registriamo le macchine, non dico macchine così, ma registriamo le merci in generale, no? Registriamo le terre, perché non registrare i bambini? In quegli anni nascono le ostelle e sono una figura, guardate che io non parlo di uomini e donne che fanno quel lavoro lì, io parlo di figure, come la figura del Presidente della Repubblica, il Presidente di un'azienda di diritto privato, come adesso nelle scuole è proprio palesissimo che non si chiama più il Preside, si chiama dirigente scolastico, così come si chiama dirigente sanitario. E se è dirigente vuol dire che è di un'azienda, e se è di un'azienda, permettetemi, parla di profitto, non di socialità, non gli interessa. Infatti gli italiani quando hanno dato consenso alla creazione della Repubblica e quindi da lì parte l'iter per la Costituzione italiana, dovete sapere che la Costituzione italiana è lo Statuto Albertino, tolti 4 articoli che in quel momento erano pure a favore della gente, tolti, viene scritta nella casa di uno dei guarda dentro la macchina. Nelle case di uno dei mafiosi più importanti in quel momento in Italia, con le guardie americane che aspettavano che scrivessero gli articoli, poi li prendevano, li correggevano e glieli ridavano. Questa è la Costituzione italiana. Ma poi vi farei notare che non è stata mai ratificata. Nessuno dei nostri nonni o dei nostri padri ha mai detto sì a quella Costituzione. Sì, c'è stato mai un referendum per accettare la Costituzione. Era già deciso che era così. Ecco, quello è il primo atto di amministrazione. Prendo la mia decisione, la metto lì e tutti si adeguano. Guardate che ce lo hanno detto sempre. Sempre, non ci hanno nascosto una virgola, perché non potevano, perché gli serve il nostro consenso, e se lo negano si beccano, scusate il francese, tu pizzi in faccia dall'universo, perché prima delle leggi dell'uomo ci sono le leggi naturali, ma ancora prima ci sono quelle universali. Non è che ti puoi sbagliare, non è che perché dici non esistono le
leggimi pensare, ah, sì sì, prova a puntarti dal tetto, vedi se la gravità esiste. Esiste la gravità? Vedi se cade l'elettromagnetismo terrestre e il vento solare che ci fa. È chiaro? Prima vengono quelli di leggi, poi vengono giù giù. Volevi fare una domanda? Sì. Prego. Scusa, grazie, così almeno sento anche registrazione. Aspetta che ti passi il microfono. A 10 anni ci considerano molti male. Sì. Chi? Ora ci arrivo proprio, te lo spiego benissimo. Diceva che a 10 anni introducono. È il microfono, devi spegnerlo. Lo dico io la domanda, non ti preoccupare. Allora. Lo stavo spiegando bene. L'amministrazione ha fatto subito il primo atto amministrativo della Italy Republic of, è stato proprio quello di applicare il regolamento suo interno senza che nessuno potesse dire a. Come fanno le procure? Allora, il certificato di nascita, o meglio l'atto di nascita, dicevamo, le ostetriche, nel diritto dell'ammiragliato. Se tu trovi, l'abbiamo detto all'inizio, no? Se tu trovi un relitto, una nave, un salvi qualcuno in mare, quel qualcuno ti appartiene. E infatti lo sapete chi è che salva il bambino che viene dalle acque e va nelle acque? L'ostetrica. Lo salva. E in quel momento preciso è il disponente di quel bambino. Lo lava, lo prepara, lo accudisce e poi lo dai alla madre in amministrazione. Sarà poi la madre che è l'amministratore di quel bene in quel momento che poi andrà all'anagrafe a segnarlo all'anagrafe. E lì succede il gap, perché dici come lo dimostri che c'è sto bond? Ah beh, poi ci ha pensato Eter a dimostrarlo nel 2017. Fisicamente, e vi spiego poi anche perché, perché l'ha dimostrato anche fisicamente che esiste, tirando fuori i soldi da lì. Noi, io tipo, lo posso dimostrare così, prendi il tuo certificato, il tuo atto di nascita, se è il tuo atto di nascita, è tuo? E perché non te lo danno? Shanti, muore? Perché non ve lo danno? Perché non ce lo danno? Perché davanti in alto a destra c'è scritto lato A e il lato B dov'è? Perché ci sono scritti dentro che ci sono degli allegati e quando io chiedo un estratto, visto che solo quello posso chiedere, di nascita, non me lo daranno mai gli allegati? A meno che io non glielo chiedo, mi dico no, ma signora non ci sono. Come non ci sono? Sì, questa è omissione, eh? Se c'è scritto voglio l'estratto di un certificato di nascita, voglio l'estratto di tutto. No, quello è successo un guaio. Un'alluvione, una procura. Un'alluvione, un incendio. L'avete vista l'inizio di questa pandemia che è successa al Tribunale di Milano? Ci sono stati diversi incendi quest'anno, eh? Proprio in luoghi strani, non trovate la casa di Draghi. Draghi non è proprio indipendente, la BCE è la sua creatura, al Tribunale di Milano, Tribunale di Milano, come mai si è tutto, no? In funzione all'antincendio, una fuga di gas, è complottista, negazionista, io non lo so, wow. Quindi, non mi daranno mai il mio vero certificato perché non è mio. Non è mio. Quando la madre amministratore va all'anagrafe e scrive il figlio all'anagrafe, ufficialmente passa la cosa? Dispone in quel momento come amministratore della quota parte del territorio italiano di suo figlio. C'ho tutte le terre in mano, compare davanti a me, compare. C'ho in mano 2 milioni e mezzo.
euro, ma era un bambino. No, in questo momento sono 2 milioni e mezzo di euro. Se lo iscrivo, di diritti, 2 milioni e mezzo di euro di diritti, che in realtà sono stati decisi che sono 2 milioni e mezzo di euro, ma è la vita, mi spiego? Inestimabile. Li prendo e dico alla corporazione, la madre, li vuoi questi 2 milioni e mezzo di territori, risorse, acqua, aria, che sono di mio figlio? Però me lo devi curare, giusto? Certo che te lo curo, tu dammeli, perché vivo in quel momento il bambino, è stato salvato dall'ostetrica, non ve lo dimenticate, è vivo. Quando io do mio figlio, scrivo mio figlio, è in quel momento preciso che viene dichiarato disperso il mare. Viene disperso il mare in quel momento preciso, perché altrimenti non potrebbero mettere il morto sul morto. Disperso in mare, 2 milioni e mezzo di euro del titolo possono essere emessi e ufficialmente, siccome sei disperso in mare, io devo mettere vicino qualcuno che parla con te, che ti rappresenta e si chiama persona fisica. Diciamo, no? Persona dal etrusco, mi permettete la mia terra, ma che ve lo dica a fare, etrusco, perso. Maschera? Cosa? Siete una cosa? Siete una maschera? Per lo Stato sì, prego. Certo. Oh, allora, i bambini non andrebbero scritti all'anagrafe, se vengono iscritti che cosa succede? Allora, in realtà non dovrebbe esistere un'anagrafe. Ma, visto che esiste, oggi se non lo iscrivi, c'è un problema. Praticamente dopo 3 giorni ti vengono a casa. E perché ti vengono a casa dopo 3 giorni? Perché tu sei morto, e il bambino è suo, e te ti sei permesso di non fare un certificato di carico, perché il certificato di nascita è un certificato di carico e scarico della merce. Non ti sei permesso di non scaricare la merce. Guardate, lo so che sembra cinica la cosa, ma perché lo è? Perché lo è? Quindi oggi c'è gente che ha provato a non iscrivere il figlio all'anagrafe, gli arrivano, ok, oppure scriverlo tutto minuscolo, non gliene può fregare di meno, tanto il nome e cognome poi nel database passano direttamente tutto maiuscolo. Perché tutto maiuscolo? È importante capire questo, perché tutto maiuscolo è il nome del posto, quindi tutto maiuscolo, non importa se tu lo scrivi tutto minuscolo, puoi scrivere come ti pare, tanto loro lo scrivono maiuscolo. Se lo puoi scrivere invece tutto separato, B separato, A separato, spazio, R spazio, così è un casino, perché loro hanno tutta una serie di modalità con cui scrivere un nome e questa non c'è. Quindi in quel momento preciso il bambino non genera il nome, non genera il codice fiscale, perché si genera il codice fiscale. E qua un casino, non sai perché? Perché se tu lo fai da uomo vivo è un punto, ma se tu lo fai ancora da persona fisica è peggio. Se tu, e tu dici vabbè, ma io l'ho fatto da uomo vivo, e allora che ci sei andata a fare la corporazione, capito? Ma è vero pure, e questo lo apro e lo chiudo per dare respiro, che tutto questo non serve più, perché dal 2013 è finita questa storia. Non abbiamo paura, perché ancora si comportano così, ma stanno morendo, perché sono talmente tanto in pregiudizio e in CC, no? nel codice del commercio, nell'ammiragliato, il pregiudizio vuol dire che sei in disonore, vuol dire che stai creando risarcimento danni. E questo, come dice Eder, prima avviene a livello fisico, tutto il visibile, poi a livello
sommerso, quello che gira come invisibile, ma no energeticamente parlando, proprio economicamente parlando, il nero, tutto il traffico che c'è sotto, e non ne parlo perché ci sono già in sala orecchie che non devono neanche sentire un nominare quello che fanno. E poi andiamo nell'eterno, è lì il problema, che adesso a livello energetico loro non hanno più energie a forza di pagare pregiudizio. E anche questo è il motivo per cui siamo a questo punto della situazione, eh? Perché loro non sanno più che fa, non c'hanno un euro per comprare il caffè. Tu ce l'hai, loro no, e non sto scherzando, tu ce l'hai, loro no. Perché a livello energetico, se c'hanno un euro in tasca, è rubare. E non è suo. Ecco perché può succedere tutto questo. Ecco perché la fantasia arriva, la fantasia gli si è rigirata molto così potentemente. Perché è vero che ci sono tanti mascherati, eh? Ma vi giuro che io non ho mai visto tanti smascherati in vita mia, quanti fratelli vedo oggi che non avrei mai potuto vedere. Mai, nel 2013 non c'erano tutti questi fratelli e sorelle, non c'erano. C'erano tante anime che erano venute a conoscenza di questo, 50 milioni eravamo nel 2013, ma erano più propensi ad avvicinarsi a questo per pagare tasse. C'era più un interesse personale, e dico personale ad hoc, piuttosto che un sentirsi. Con la, cioè, quando mi incontrate, mi dite, io quando ho sentito, oh, ma è venuto subito un ciupone, l'ho sentito subito, è la mia questa cosa. Quindi non avete in quel momento pensato, wow che figo, mi libero dai debiti, adesso un pavo furbuto, ma quello viene dopo. E è giusto, eh? Guardate bene che è giustissimo, ma il contatto avviene prima dentro. E questo, guardate quanto è facile guardare, vedete i fratelli e le sorelle oggi? È un attimo, basta che guardi in faccia, neanche, non mascherina, non mask, non parti, vai! Hai raggiunto l'obiettivo, è facilissimo! Prima di dover, avevi paura anche a parlare. Se parlo di spiritualità, questa è quella della pazza. Di che parlavo? Di patate? Di calcio? Oggi, ma chi se ne frega di calcio? DSO immediato. Ma oggi parliamo di vita, parliamo di chi se ne importa, di mangiare figli, di libertà. E pensate che prima pensavamo di essere liberi. Un anno e mezzo fa, ma tantissimi, pensavano di essere liberi. Lavoravano, andavano anche la ruota, no? Nel criceto. Perché? Perché noi siamo nati, non ve ne fate una colpa, noi siamo nati in criceto. Diciamo un film, Matrix, non è vero, no? Cioè, siamo nati in un criceto per la mente, e era vero, noi eravamo in un criceto per la mente, perfetto, tutto a posto. Mi nasco, vado a scuola, mi sposo, lavoro. Posso dire quante programmazioni ci sono in tre stesse tre cose? Devi lavorare, perché se no, se non lavori, il lavoro è cavavoglie. Dai, mi parte di così. Devi andare a scuola, perché se no sei un analfabeta, e poi che fai nella vita? E l'abbiamo fatta anche noi, eh? I nostri genitori l'hanno fatta per noi, e noi l'abbiamo fatta per i nostri figli. Sta attento che caschi! Sapete che ancora tuttora mi viene spontaneo, mi sta attento a che banana. Non si vuole stare zitta, non casca. E lui va in una scuola dove si arrampica sugli altri, e lo dico quello che fa bene, bellissima, dove può esprimersi, può imparare. Ma sono stata fortunatissima, perché ce l'ho vicino, perché faccio i miei sacrifici, ma c'è il mago, perché tutte e due. Ma mia figlia che mi dice, 13 anni, mamma, ma che meraviglia di scuola, che grazie. Sto? Posso. 10 ne faccio di sacrifici, di più. Che poi sacrificio. Ma quale sacrificio? Impegno. Operare. No? Cominciamo a sostituire anche le parole. Invece di lavorare, impegnarsi, operare.
Perché guardate che gli uomini senza impegno, vuol dire che c'è una malattia, c'è una psicosi, una necrosi, se no l'uomo naturalmente creatore sa noi, vero? Guarda. Prego. Ma guarda, per esempio, sì, allora, grazie, così prendiamo anche il discorso da dove l'avevamo lasciato. Perché loro non hanno un euro? C'è presente le cose di fango? Ah, scusate, lui mi ha chiesto, siccome tu hai detto che loro non hanno un euro per un caffè, ha detto non, è come se non avessi finito il discorso, non ho capito bene questa cosa. Allora, perché loro non hanno un euro per il caffè? Perché scusate, se sono uno stato sovrano, sociale, sapete che c'è l'euro? Bene, con l'euro ci fanno con l'Europa. In Italia chiudo la riga, c'è la riga, la posso chiudere la riga, sono sovrano, lo chiudo la riga, e da qui in poi in Italia tra italiani parlerei di lire. Domattina stampo quante cazzarole di lire mi piace, l'inflazione. Con te estero ci parlo con l'euro, non c'è problema. Parlo in lire con te e stampo quanto mi pare. Quindi per quale motivo devo aspettare i poveri fund che non mi daranno mai? Il MES che ha cambiato nome? Ma perché devo aspettare 2022? Scusami, ma non so se te l'ha detto qualcuno, ma io mangio anche domattina. Anzi, possibilmente anche a pranzo, guarda che meraviglia. E quindi quando mangeranno le aziende, perché si parla di aziende oltre che di, che sono quelle che poi devono mangiare ai bambini e alle famiglie, se non ce l'hanno, non lo possono fare, perché è tutta fuffa, sono tutte chiacchiere, perché oggi devono pregare che la gente emette moneta scritturale per pulire, cioè devono pregare che la gente si ridentifica nella persona fisica e gli dici dai prenditele dal mio bombo. Quello devono pregare. Oppure devono pregare di essere accolti nel noia. Perché qui dentro la guerra è finita. E dici però io quelli che hanno fatto del male mi vorrei vedere un attimo strascicati per terra con la biga, no? No. Ho avuto la soddisfazione. Ce lo strascico io, guarda, ci pensano con le leggi universali e il loro libero arbitrio. Ci pensa quello. Io non devo fare la vendetta di niente, perché io mi sono creata il mio gioco, lo guardate che meraviglia di gioco, c'è la fine di tutta questa storia, ma porca miseria, ma non vorrei essere nessun altro uomo sulla terra. Sono la bellezza di 8 anni che so delle cose e mi dicono, tu sapevi tutte queste cose, pensa come ho vissuto 8 anni. Certo. Per fortuna che ci siete, ma come? Ma per fortuna che ci siete voi! Ero io! Questo è noi, questa è tutta un'altra roba e non è noi siamo. Io qua, tu lì, noi siamo, sì, ma noi siamo ancora, ognuno nel proprio pezzettino. Questo è noi, questo è, qui siamo uno, e non lo dice Barbara, lo dice la scienza, perché qui il nostro cuore, la nostra testa, come dicevamo prima, no? Dell'abbraccio è sempre qui, quindi c'è sempre quello spazietto perfetto, no? Tra spalla e spalla, 2 centimetri che non ti fa parlare, non ti fa sentire, ma qui c'è un cuore solo, perché guarda caso, i campi elettromagnetici si uniscono. E quindi quando entriamo in comunione e il nostro campo elettromagnetico senza paura arriva anche a 2,5 metri, 3, lo sapete? E qui vi posso assicurarvi che non c'è la paura, siete qua, senza mascherina. Lo sapete dove arriva il nostro campo elettromagnetico? A Cagliari. Forse anche molto di più. E ogni anima che in questo momento, in questa vibrazione,
lo sente. E il vicino di casa, che non ne sa una mazza di questa cosa, dice: ma che c'è da fare? Tra proprio me, le donne e comito. Veramente così. Prendiamo atto del nostro potere, perché questo è il nostro potere. E adesso abbiamo deciso, perché abbiamo deciso, di esercitarlo. Il mio compito è quello di andare sul territorio, va bene, ma senza di te che fermi la gente, senza Massimo stamattina fermavo i carabinieri qua fuori, che faceva Barbara? Fatemelo capire. Ma che facevamo tutti noi? Quindi ognuno c'ha il proprio meraviglioso compito e non c'è uno più importante. E lui dice anche i documenti, l'io sono, dice, ogni io sono contribuisce in egual misura a io sono. Oggi noi è. Non è che io contribuisco di più. Questo deve essere chiaro. Quindi non c'è Barbara che comanda e tutti gli altri seguono. Perché sennò sapete quanto duriamo? 3 settimane forse. La testa viene tagliata, sac! E il serpente muore. Mo taglia tutte queste teste se ce la fanno. Irresponsabilità personale limitata. Vuol dire che ognuno si è alzato in piedi e ha detto anche no. Che non è che ho detto no, è anche no. Mentre no, no. E mo che facciamo? Il consenso non te lo do. Quindi, è chiaro? Dobbiamo, stiamo andando oltre. È già un'altra cosa. Riprendo il discorso? Ok. Bambino, 2,5 milioni di euro, lo porto alla corporazione, gli do il mio bambino in maniera che lei, la corporazione, mette questa a bond, gli do la, diciamo, la quota parte del mio bambino, del nascituro, e in quel momento preciso viene messo questo bond. È un collatera. Che lui da basta qua. Vuoi che non hai studiato? Vuoi che non hai un'azienda? Vuoi che non fai figli? E il bond come la raccolta punti della coppa? Cresce. Ti fai male? Perdi una gamba? Perdi il lavoro? Meno. È triste, no? Ecco quello che succede. Ma sto bambino che è disperso in mare, a chi gli succede? Perché ancora è vivo, non ve lo scordate, è disperso in mare, non si sa se è vivo o morto. E il bond è inattivo, si viene creato il codice fiscale, altri 3 giorni, ai nominati 3 giorni ci vogliono, ma viene generato il codice fiscale. Quindi vuol dire che il primo certificato, quello dello Stato, è la prima cosa che fa, va in cultura, all'agenzia delle entrate, e viene generato il codice fiscale, persona fisica. Finzione giuridica, fatto mai esistito. A quel punto 7 anni servono per diritto testamentario italiano per ritornare dalle acque. Se non ritorniamo dalle acque entro il 7° anno d'età, cominciano le pratiche per essere dichiarati morti presunti sempre. Il mare, se c'è il corpo. Vedete quanto è importante quando diciamo il corpo vivente? Perché? Perché non possono dichiarare la morte certa in mare, perché non c'è corpo. Però presunta, sì, dopo 10 anni si muore, sicuro. Hai capito? Si torna anche dopo, Quindi, e a quel punto, al 10° anno di età, succede una magia. Questo bond che è ancora lì, che è a nome della persona fisica e che invece viene autorizzato ogni volta che serve dalla firma dell'uomo, anzi dell'amministratore del trust, perché noi come beneficiari possiamo essere anche amministratori,
così come il disponente, come disponente può essere anche amministratore del trust, ma mai il disponente può essere anche beneficiario, se non te lo fai a fare il trust. Sono re cuore di leone, sono qui che lo faccio a far fare il trust. Sono io beneficiario fino a che campo, giusto? C'ho bisogno di mettere tutto dentro una scatola, partire, non parto, sono qua. Quindi il beneficiario e il disponente mai e poi mai possono essere la stessa entità. E qui avviene il gioco. Il bene, una volta che è stata dichiarata la morte presunta, per diritto testamentario deve passare a un erede. E chi c'è qui? C'è più nessuno? Tutti morti? Il mio figliolo appena nato, già è disperso, quindi mica la posso lasciare a lui, è disperso. Quindi il bene torna a chi l'ha disposto, che però non può impersonificare le due figure, o è disponente o è beneficiario. Dovinate quale sceglie? 2+2. Beneficiario. E chi diventa disponente? Quello che lo paga? La persona fisica. Badate, la persona fisica, perché l'uomo non ce l'ha debiti. Ecco il giochino. Ma vi rendete conto che c'è voluto un certo livello di macchinazione per fare una cosa del genere, eh? Ecco, perché gli serve assolutamente il nostro consenso. Perché senza quello non possono assolutamente agire. Perché c'è sempre la legge universale prima della legge dell'uomo. E quindi da lì in poi, nel frattempo, 10 anni ci hanno insegnato come si firma, tutto, da amministratori. Perché Barbara Banco, scritta con l'alternato, è l'amministratore, quindi la figura più importante, perché l'amministratore può essere sia disponente che beneficiario. È l'unica figura che può fare questo. Mi hanno insegnato che devo andare a scuola, mi hanno insegnato la storia, a 10 anni già mi hanno insegnato un sacco di cose. E lo sapete che già a 10 anni siamo molto, 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 molto strutturati. Tantissimo. Già ci abbiamo cercato, pensate ai figli di oggi. Terribile. Che struttura hanno oggi? Che cosa gli hanno insegnato? Se il bambino vicino al banco tuo non ha la mascherina, dillo subito alla maestra della tua. Stai lontano, non abbracciare nessuno perché ti attacca il corpo. Distanziamento, quello è distanziamento animico, però. Cioè, ho paura del mio prossimo. Ho paura del mio amichetto. Se ti abbraccio mi viene il Covid. Muoio. Oh. Ma è terribile questa cosa. E vedono davanti a sé chi? Le maestre con la visiera, lo scafandro, la bombola d'ossigeno e i genitori che in casa si mettono mascherina. Vado a trovare i nonni con la mascherina. Non ci vanno più a trovare i nonni. Esatto. Non ci vanno più. E anche gli anziani. Pazzesco. Che sono la memoria, la meraviglia. Ma è roba che sta lì. Perché noi adesso qui, oggi, stiamo già mettendo un altro seme. E l'abbiamo fatto venendo già qui. Questa cosa no, grazie. Però è per dirvi che pensate lì l'indottrinamento degli ultimi 10 anni. Immaginate di qui, oggi, che cosa stanno indottrinando. Ma perché lo stanno facendo? Perché la separazione a questo punto deve essere netta. Perché nel frattempo è successo qualcosa che gli ha cambiato le carte in tavola. Se no continuavano perfettamente come prima, che gli cambiavano?
perché dove non hanno creato questo casino? È successo qualcosa, no? È successo nel 2012. Faccio un saltino indietro nel 1776. Importante, no? Quanti di voi hanno sentito nominare il 1776? La Costituzione degli Stati Uniti d'America, Trump la ripristinata, Trump adesso applica with the people, giusto? Trump sta facendo il suo conto. Semmai diciamo le cose come stanno. Non è la Costituzione degli Stati Uniti d'America, quella del 1776, è la dichiarazione di indipendenza. Diciamo a parlare bene. La dichiarazione di indipendenza. Perché quel 1776 è scritto sulla base della piramide del dollaro? Perché era l'anno in cui il dollaro doveva tornare al popolo, doveva essere nel popolo. E invece in realtà non lo è mai stato nel popolo. Perché sono passati 5 anni, 1776, 1781, e quella meravigliosa dichiarazione di indipendenza è stata stravolta. Bastato togliere l'articolo, l'emendamento tredicesimo, che è quello che aboliva la schiavitù, finita la bellezza della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Perché quando è una Costituzione non c'è scritto, non è sancito che la schiavitù non esiste, non può esistere in quello Stato, tu hai già posto le basi per una tirannia. 1781, 5 anni dopo, ma sapete quanto è stata rimaneggiata poi? Rimaneggiata, ma perché ci interessa a noi? È la Costituzione dell'America, per l'Italia. Perché ci interessa? Perché 1776 quella Costituzione è un trust. Che succede? Ah, ok. È un trust. Anche quello è un atto fiduciario. I padri fondatori mettono dentro il trust la Costituzione e la dichiarazione di indipendenza, mettono come amministratore gli Stati Uniti d'America come governo, come Stato, come amministrazione popolare, perché quell'atto lì dice che se lo Stato non è quello che deve essere, il popolo non lo può sovvertire. E per beneficiare gli americani. Sembra strano? No, la mette per bene. Ripeto, non è in sé per sé il trust il problema, è come lo usi il trust il problema. Quindi il trust cosa fa? In quel momento viene depositato il perpetuo, vuol dire che non scade, ma viene abbandonato per un altro nel 1781, tolto la 13° emendamento, così possiamo fare un po' come ci pare. E lì infatti l'amministratore è la US, Stati Uniti, non è più Stati Uniti d'America, è Stati Uniti. Ora, nel 2011, quella Costituzione, quella dichiarazione di indipendenza del 1776 era ancora attiva, era lì, non usata, ma attiva. Perché? Perché era il perpetuo. Usavano quella del 1781. Questi tre uomini e donne, Edgar Tucci Sharraf, procuratore del Bar di Londra, non avvocato, e più, procuratore del Bar di Londra è una carica che è il massimo grado dell'avvocatura mondiale. Caleb Paul Skinner, un informatico, e Randall Inner, che è un autopopata. Dico, per trio strano l'ho trovato. Perché? Perché l'indagine che la Citibank chiede a questi tre individui è per dei titoli sulla salute da immettere nel circuito bancario. Quindi serviva qualcuno che sapeva bene
come funzionava la salute, qualcuno che era bravo e qualcuno che era di lavoro legale e sapeva il fatto suo. Loro fanno un'indagine di un anno e mezzo, finisce esattamente nel 2012, primo periodo del 2012, e quello che scoprono è quello di cui abbiamo parlato adesso, che è riduzione di schiavitù. Siete d'accordo? Questa è riduzione di schiavitù. Ma di chi? Dei francesi? Degli americani? Dei tedeschi? No, guardate che il popolo è uno solo, riduzione di schiavitù dell'unico popolo della terra. Hai ragione, ti abbiamo annoiato. Vedo che là mi vanno il pranzo, finisco, che ore sono? L'una e cinque. Mi lascio tirare, quando mi fermate, per spegnermi. Quindi riduzione di schiavitù dell'unico popolo della terra. Ma cosa fanno questi tre? Invece di consegnare il Final Paradigm Report alla Citibank, che guardate, oggi opera in Italia, negli ultimi documenti alla SEC è bene che scritta e regola e controlla e ha sotto occhio tutte le transazioni italiane, dalla prima all'ultima. Sa tutto di tutti. Chiaro, no? Non è la banca che ci fa lo sportello, non ci va lo sportello, ma regola. Che cosa hanno fatto questi tre trustee? Hanno preso il Final Paradigm Report. La robina così, leggetevelo, cioè, è tutto sul sito. E da lì hanno depositato prima esattamente la Costituzione, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. L'hanno presa perché erano beneficiari, giusto? Erano beneficiari? Erano americani. L'amministrazione c'era? Non c'era la figura dell'amministratore, non c'era. Negli Stati Uniti d'America non c'era. Hanno potuto prendere la figura dell'amministratore. L'hanno preso. A quel punto l'hanno ridepositato con un altro nome, quindi sono diventati non beneficiari, ma amministratori e disponenti. L'hanno, era, quel punto era loro. Hanno depositato la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e l'hanno chiamata The One People Public Trust 1776, somigliano? Trust pubblico del popolo, dell'unico popolo che si rifà, che era quello del 1776. Avete capito di che cosa si parla oggi in America? Non si può parlare di nient'altro. Se dice Trump ripristiniamo la Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1776, oggi si chiama PPT. Non può parlare di quello del 1776, è stata ridepositata. Alla sera. È stata ridepositata. Quindi non è non, with the people sta qua dentro. E infatti noi il popolo, no americani, noi il popolo tutto. Perché che cosa hanno fatto? L'hanno messa a beneficio di tutto il popolo della terra. E grazie al fatto che lì c'era il 13° emendamento, perché lì c'era, visto che hanno scoperto con il Final Paradigm Report che stavano riducendo in schiavitù tutto il popolo della terra, hanno depositato 50 documenti, pure quello che ho trovato io, la riconciliazione col primo creatore, che poi ho capito che cos'era, ha chiuso le bolle papali, perché Bonifacio VIII cosa ha fatto? Ha detto ci sono io tra il creatore e la terra, sono io, ci sono io. Ecco, con quel documento stop, non c'è più nessuno, non c'è il confessore, non c'è l'intermediario, ci sono io e il primo creatore. Chi è il primo creatore? Ne vedo parecchio qua. Ma il primo creatore non è l'uomo.
l'uomo incosciente. Il primo credo è l'uomo che è in staccato coscienza, quando ha permesso che anima guidi il corpo con consapevolezza. C'è, se no siamo più attivi, un po' ancora ciò. Va bene, viviamo, ciao, giochiamo, entriamo, moriamo, e se torna sempre dentro e esci e torni dentro, e esci e torni dentro. Mica sarà finito sto gioco. Sì, se non ci svegliamo sì. Vite eterne. Vite eterne nel senso vite eterne. Continuiamo a giocare al gioco del karma. Peccato che la gente a questo punto ha detto no. Perché Heather nel 2013, quando chiedevamo, perché lei è stata subito con l'Italia, perché l'Italia è partita a razzo, guarda caso, gli italiani, tutti, gli abitanti delle terre italiche sono grandi creatori. Ce lo vogliamo dire? Sì. Che forse il 90% delle cose che stanno nel mondo un po' vengono da qua, ma non perché è campanilismo questo, è badate. Perché proprio questo grande potere creativo che appartiene all'uomo in generale, ma al popolo italico in particolare, e lo sapete che tanto partito da qui, no? In un modo o in un altro l'avete saputo tutti che è partito tutto da qua, perché è partito tutto da qua, le banche sono andate qui, e il Vaticano è qui, e le basilate dove stanno? Qui. Qui. Sì, abbiamo incontrato i militari sulla nave, ci siamo fatti anche, quasi quasi suonavo e dicevo scusate, c'erano quattro militari, ci siamo fatti pure la foto senza mascherina. Cioè guarda dove siamo, ci vado a piedi insomma. Bellissima sta cosa. È chiaro quanto abbiamo potere, è ora di esercitarlo, perché il potere non si chiede, si esercita, il diritto non si chiede, se no siamo lì a pregare ancora. Si esercita, quindi come popolo che è il grande creatore abbiamo pure una spada qua, che è Vaticano. E infatti tutto questo da dove è partito? Dal vescovo papale, da Bonifacio VIII, ma poi è continuato col diritto dell'ammiragliato, che è diventato un CC, e dall'azienda Olisi, che era il Vaticano, che è il Vaticano. No? Quindi il Papa non è solo non ha il potere spirituale, il Papa, è il potere temporale, ha il potere della materia, è lui il capo di tutto il mondo. Se andate a guardare le lumi e i torbi del marzo 2020 e ve l'andate a sentire, a un certo punto sapete cosa dice? È vero? L'hai sentito, vero? Dice. E non mi ricordo le parole esatte, ma il senso è questo: siamo tutti tornati dalle acque, salto il timone e l'ancora. Ma che vuol dire? Ah, non l'avete capito che vuol dire, sì? Che grazie a OPPT e a quello che è successo, noi siamo tutti tornati dalle acque, e è per questo che loro non possono più emettere una lira, perché tutti i nostri certificati sono andati a finire nel miglioramento globale. E loro non ce l'hanno più. Ditta. Ferma. La signora mi domanda, i vaccini con cosa li pagano? I vaccini sono una spesa particolare per loro. Perché? Avete presente che dopo vi dico com'è andata, però già vi ho detto del fondo, no? Tutti i bond sono finiti nel fondo. Ora tutti si sono tornati dalle acque, anche i bambini. Non c'è bisogno di fare niente. Loro possono scrivere quello che gli pare, è tutto pregiudizio. Ogni volta che scrivono sono miliardi. Miliardi. A che gli servono questi vaccini? No, è peggio. Siccome i prodotti non ci sono più, perché i beni immobili ufficialmente in questo momento sono tutti dentro il fondo, che per loro è un bel meno infinito, pensateci bene, meno da 8 anni a sta parte,
tutto il pregiudizio che hanno fatto è meno infinito. Già dentro il fondo c'erano le strade, le case, tutto, i tribunali, le scuole, tutto e tutto, i treni, tutto, perché è tutto di tutti, giusto? Avevamo detto così all'inizio. Certo. E infatti tutto di tutti a questo punto. E loro non ce l'hanno più in mano. Oh oh, sono senza merci. Come facciamo? Io quando ci penso a questa cosa, mi vedo un cappucciati come altro che noi siamo una setta. Cioè, come tutta la luce qua, no? Ma me ne immagino di che ragione. Come cazzo la facciamo? Perché qui la gente, le loro agende vanno di 200 anni in 200 anni e qui le cose si sono un po' combustolate. Come la facciamo veloce? Paura, usiamo la paura, usiamo l'ignoranza, nel senso di ignorare, di non sapere, e facciamo in modo, siccome che dobbiamo rispettare il libero arbitrio, facciamo in modo che siamo noi a cercare noi. Paura, un virus, wow, mortalissimo, mortalissimo. È nell'aria, no? C'è quasi paura, credo, quanto è mortale. Che però è funzionale alla paura. Con l'ausilio della scatola nera, dice il TV, alimento l'ignoranza, e faccio in modo che il circolo diventi vizioso, sempre più giù, sempre più giù. Poi arrivo e dico, sorpassando tutte le regole mediche del mondo, dove una qualsiasi preparazione che si chiami vaccino, che si chiami soluzione, deve essere testata prima, con le cautele, senza gli animali magari, dai. E in tre mesi produco un vaccino RNA combinante. Cioè, scusate, guardate che non è una novità, perché nei vaccini dei bambini, i 10 famosi vaccini, ci sono gli RNA combinati dentro. Una delle motivazioni per cui la leucemia infantile è a questi livelli oggi è perché già l'hanno sperimentato loro il vaccino RNA combinante. Chiaro? Però cosa faccio? Me lo devi chiedere te. Ma guarda caso, me lo devi pure chiedere te. Io però lavoro nella RSA, ieri c'era una donna meravigliosa che diceva proprio questo, no? Io lavoro lì, me l'hanno imposto. No, non te l'hanno imposto. Perché tu hai dovuto fermare un foglio dove ti prendevi la responsabilità di quel vaccino. Fatelo firmare dal dottore, firmamelo te. Lo vede come si scappano subito. Cosa succede nel corpo di qualcuno quando io inserisco un RNA combinante? Sai cosa succede? Succede che quell'RNA combinante entra in combinazione col tuo DNA e non sei più originale, non sei più un uomo, sei il prodotto e giù di fatto. E non ti puoi manco più ribellare, perché non c'è da ritornare niente, ormai non potrai più essere quello che sei prima. Mai più. Bastano tre dosi, e infatti quante sono le dosi? Bastano tre dosi, e sappiate che nella legge le cose vanno ripetute sempre tre volte, per essere vere. Vuol dire che la prima volta io te lo dico, però ancora non mi hai dato la certezza che sei convinto, convinto. La seconda volta te lo dico e non mi hai ancora dato la certezza che sei convinto, convinto, ma se vieni la terza volta vuol dire che hai detto sì, sono un prodotto. E lì non c'è più scampo. Ma perché non c'è più scampo? Perché a livello fisico sei un OGM. Sei un cetriolo con due teste. Del più e del meno. A livello spirituale. Anima se ne va, scusate, anima se ne va, perché chi ci sta a fare l'anima? Non è roba che gliela riguarda, l'anima è interessata al corpo, anima gli piace il corpo. E che si vuole anche dagli operatori olistici, non sento il domani. Non c'è più, non c'è più, non c'è più, se ne va. Alla terza dose. Alla prima dose se ne sta andando.
alla prima dose già si sta, ma dopo la terza, perché beh, la prima dose già è tanta roba. Cosa? Ti rendi conto? No, diventano prodotti. Ah, chi non muore, non so se è chiaro. Quanti morti ci sono già stati per vaccini? Calcolando che. Certo, perché è una dimostrazione della loro. Si stanno litigando per far vaccini. Ah, però spiegatevi, perché adesso lo sapete cosa si innesta? Scusate, io ho una deformazione, ne vedo lontano un chilometro certi meccanismi, capito? Allora che cosa succede? Il politico passa avanti e dice lo faccio io. E allora la gente dice, cacchio, se si sbriga lui vuol dire che sta arrivando qualcosa di già nell'area 2021, 22, 23. E le varianti, quella della luna ancora non l'ho sentita, ma secondo me manca poco, che ci fanno pure la variante della luna. Quindi io mi sbrigo, perché faccio vedere come politico, come figura di rilievo, che mi sbrigo e faccio. Allora sta arrivando qualcosa di grosso, sbrighiamoci. È dato che si fanno la fisiologica, no, esatto, con cavolo che sono fatto così. Ma è il giochino che hanno applicato alla sarda. Ragazzi, il giochino della terra sarda, ma si sono inventati il bianco. Cioè, scusate, se non c'è il vino della pandemia qui, no? È bianco? Che è bianca? Ma da quando è bianco? Scusa, è rosso, arancione, marrone chiaro, arancione scuro, nero adesso. È sparito. Va bene, intanto io voglio vedere il rosso e ritorno al rosso e poi mangiare. Tutto un colore. Ma dico, vi rendete conto qual è stato il giochino? Per tutti quelli che sono in zona arancione, giallo e rosso, ho finito, arancione, giallo e rosso, cosa succede? Che l'unico luogo dove posso andare in vacanza quest'anno, qual è? Estero. La Sardegna. È bianca. Però, guarda caso, due giorni dopo arriva il presidente della regione sarda, anzi scusate, il presidente della regione Sardegna, perché la terra è sarda, anzi la terra è inclusa, e dice, qui si entra solo col vaccino. Ma guarda un po', ma strano, no? E la gente cosa fa? In previsione delle vacanze che quale anno non si sa quale, possibilmente con la mascherina in spiaggia, pure dentro l'acqua, doppia. E con l'anello al naso. L'unica cosa che dice il presidente della regione, si entra solo col vaccino. E ecco che la gente già si crea. Lo vedete i giochini? Questi sono giochini psicologici che vanno a puntare su che cosa? Sulla programmazione della paura. Sulla programmazione del furbo, io sono più furbo di te. Tesoro, ti posso dire una cosa? Se sei qui, anima più qui. Tesoro, lo so che è una cosa terrificante, ma riguarda tutti. Questo è il momento, se vogliamo metterlo a livello proprio biblico, la separazione del grano dalla pula. Non vuol dire che non c'è unione, c'è a un altro livello, ma qui si sceglie. E adesso scegliamo di mangiare, va bene? Nella parete lì ci sono i cestini, non portate roba fuori e le bottiglie di birra lasciatele qua. Allora salutiamo tutti, in questo momento appunto andiamo a mangiare e dunque, cari amici, vi facciamo vedere un po', no, quello che succede, l'emozione è grande. Qua anche avete capito la questione qua. Non è una cosa così per così, eh.
cioè qui è veramente la separazione del grano dalla cula, è roba. Salutiamo a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi quando ci saranno le domande, adesso andiamo tutti a mangiare, ok? Grazie che ci state seguendo, veramente grazie, siete tanti e vi ringraziamo. Ciao a tutti ragazzi, a più tardi da Sa Defensa, ciao.